anche sul difficile terreno dello spettacolo, del teatro per la precisione. Infatti la Jolly Componibili di Cutispoti sponsorizza quest'anno il primo festival del teatro popolare. C'è qui la locandina che è stata proprio finita di stampare in questi giorni, un festival del teatro che avrà luogo al Metropolitan di Catania, teatro popolare al Metropolitan di Catania, praticamente uno spettacolo al mese da novembre a marzo del prossimo anno. Grande animatore di questo festival Gilberto Idone, un personaggio molto conosciuto nel teatro popolare catanese. Cosa proporrà in particolare questa stagione del teatro popolare? Ma questo festival del teatro popolare che sta organizzando Cutispoti, la Jolly, assieme a Mazza, al Metropolitan, vedrà alternarsi su questo palcoscenico Michele Abruzzo nel mese di novembre, inaugurerà la stagione. Poi sarà presentato, sempre per questo ciclo di teatro popolare, Fiat Voluntas Day, Liolà, lo sapete com'è, e chiuderà il Malato Immaginario di Luigi De Filippo. C'è qualche novità, qualche cosa particolare da segnalare? Sì, la cosa più importante è che finalmente un palcoscenico importante come il Metropolitan si è accorto di questo teatro popolare che durante l'estate anima le piazze in fiamme, perché il teatro popolare è la nostra tradizione, la nostra cultura, e finalmente pare che con la creazione di una compagnia stabile di teatro popolare siciliano potremmo portare ed esportare la nostra cultura per l'Italia e per il mondo, così come fece 50 anni fa Musco e anche Grasso, che costrinsero a scrivere per questo teatro popolare Martoglio, Capuana e Pirandello.